Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi mostrerò uno dei possibili metodi per scegliere le partite sulla quale scommettere. Questo metodo servirà a darci un aiuto per identificare le partite che potranno terminare o con over 2,5 oppure con gol. Ultimamente qualche sito ha proposto questa tipologia di scommessa che si chiama gol o over. Si tratta di indovinare almeno uno dei due eventi per risultare vincente. Ma nel caso in cui non abbiamo la possibilità di giocare questo doppio evento, gol o over, possiamo sempre puntare sul singolo, o gol oppure over, che essendo singoli quoteranno sicuramente di più. Ma iniziamo con l'esempio pratico per capire come fare ad individuare le partite da inserire nella nostra schedina. Per prima cosa andiamo in statistiche. Il mio consiglio è quello di analizzare gli ultimi incontri disputati sia della squadra di casa che della squadra ospite, assegnando un punto se la squadra ha segnato un gol, oppure due punti se la squadra ha segnato due o più gol. E visto che il sito ci propone le ultime 5 partite, il valore che dovremmo raggiungere è proprio 5, sia per la squadra di casa che per la squadra ospite. Se non riusciamo a raggiungere 5 come valore, scarteremo la partita e passeremo avanti. Ma seguiamo praticamente questo metodo per capire come procedere nell'analisi della partita. La squadra di casa nell'ultima partita fuori casa ha segnato 3 gol, dunque aggiungiamo 2 punti. Poi ha segnato altri 3 gol, dunque assegniamo altri 2 punti e sono 4. Poi c'è uno 0-0, dunque 0 punti. Poi abbiamo altri 2 gol, dunque aggiungiamo altri 2 punti e arriviamo a 6. Nell'ultima partita non ha segnato, dunque rimane come valore 6 e va bene. Passiamo alla squadra di fuori casa. Nella prima partita ha segnato un gol, dunque assegniamo un punto. Poi ha segnato 4 gol, assegniamo altri 2 punti e arriviamo a 3. Poi ha segnato un gol e stiamo a 4. Poi ha segnato un altro gol e stiamo a 5. E infine un altro gol e stiamo a 6. Dunque abbiamo 6 come valore della squadra di casa e 6 come valore della squadra ospite. Questa partita va bene e dunque la metterò nella mia schedina. E inserirò gol over a 1,73. Naturalmente se non abbiamo questa giocata posso selezionare il gol che quota 1,90 oppure l'over che quota 2,15. Andiamo avanti. L'altra partita, Sporting Dion Real Oviedo. Iniziamo ad analizzare le ultime partite. Nell'ultima partita ha segnato 2 gol, dunque mettiamo 2 punti. Poi ne ha fatto un altro e segniamo un altro punto e sono 3 punti. Poi altri 2 e siamo a 5. Altri 2 e stiamo a 7. Poi 0 e restiamo a 7 punti. La squadra di casa è idonea. Vediamo quella di fuori, quella ospite. Quella ospite, Real Oviedo, vediamo. La prima partita ha segnato 2 gol, dunque mettiamo 2 punti. Poi ha fatto 0 gol. Poi ha segnato un gol e arriviamo a 3. Poi 0 gol, restiamo a 3. Alla fine un altro gol e stiamo a 4. Non è arrivata a 5, dunque di conseguenza non rispecchia il parametro minimo per essere presa in considerazione. Dunque la partita la scarto e vado avanti. Poi andiamo alle nazionali, Polonia-Lettonia. La Polonia nell'ultima partita ha fatto un gol e segniamo un punto. Poi abbiamo un altro gol, siamo a 2. Poi due partite non ha segnato nemmeno un gol, restiamo ancora a 2 punti. Nell'ultima ha fatto 2 gol e arriviamo a 4 punti. Non rispecchia il parametro minimo, dunque scartiamo la partita e andiamo avanti. Qui abbiamo Slovenia-Macedonia. La squadra di casa, vediamo un po', analizziamo la squadra di casa. La Slovenia ha fatto un gol, dunque segniamo un punto. Poi un altro gol, segniamo un altro punto e sono 2. Un altro gol e stiamo a 3. Un altro gol e stiamo a 4. L'ultima partita non ha segnato, dunque rimane a 4. Dunque di conseguenza questa partita viene scartata. E andiamo avanti. Olanda-Germania.
la squadra di casa. Vediamo un po', analizziamo le ultime partite. Nella prima partita ha fatto 4 gol, dunque segniamo 2 punti. Poi altri 2 gol e arriviamo a 4. Altri 2 gol, arriviamo a 6. Un altro gol, arriviamo a 7. Altri 2, arriviamo a 9. Dunque la squadra di casa ha totalizzato 9 punti in 5 partite. Vediamo la Germania. Abbiamo un gol, dunque un punto. Altri 2 gol e sono 2 punti, arriviamo a 3. 3 gol, dunque altri 2 punti, arriviamo a 5. Nella quarta partita ha fatto un gol e arriviamo a 6. E poi 0 gol e stiamo a 6. Praticamente le due squadre rispecchiano i parametri minimi, dunque andrò a considerare nella mia schedina. Naturalmente questo metodo lo ripeterò per le partite successive, fino a quando non troverò il numero sufficiente di partite che serviranno per completare la mia schedina. Spero che questo video vi sia stato utile. Potete iscrivervi al mio canale, lasciare un mi piace e condividerlo con gli amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.